fu mandato l'angelo Gabriele da Dio in una città di Galilea, detta Nazareth, ad una vergine sposata ad un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, l'angelo disse: «Ti saluto, o piena di grazia. Il Signore è con te, benedetta fra le donne». A queste parole si turbò e pensava che specie di saluto fosse quello. L'angelo le soggiunse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia avanti a Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe andò da Nazareth di Galilea alla città di Davide, chiamata Betlemme, in Giudea, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, la quale era incinta. E avvenne che, mentre ivi si trovavano, si compì per lei il tempo del parto. Non avevano trovato posto nell'albergo. A quanto ti costò l'avermi amato? A quanto ti costò l'avermi amato? A te che sei del mondo, il creatore. Partorì il figlio suo primogenito, lo fasciò e lo pose in una mangiatoia. Nello stesso paese c'erano dei pastori che pernottavano all'aperto e facevano la guardia al loro gregge. Apparve innanzi ad essi un angelo del Signore e disse loro: «Non temete, che eccomi a recarvi l'annunzio di grande allegrezza, la quale sarà per tutto il popolo. Oggi v'è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo sia per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, giacente in una mangiatoia». Andarono di buon passo e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino giacente nella mangiatoia. Vistolo, si persuasero di quanto era stato detto loro di quel bambino.
dei Magi dall'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il nato re dei Giudei? Siamo venuti per adorarlo». Ecco la stella che avevano vista in Oriente li precedeva, finché arrivati sopra il luogo dove era il bambino, si fermò. Entrati nella casa, trovarono il bambino con sua madre e, prostrati, lo adorarono e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo». Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio». Take me tonight to the river and wash my illusions.
so weak.